Allora, che dire, la situazione della mobilità a Roma è... Guardate, prendo le misure col microfono. La situazione della mobilità a Roma è dire tragica e dire poco, insomma, la viviamo tutti i giorni. E pensiamo che il fallimento e la situazione tragica della mobilità sia anche il maggior fallimento delle ultime amministrazioni comunali che ci hanno governato negli ultimi 20 anni, tanto di centrodestra quanto di centrosinistra. Basta pensare a questi due dati che adesso vi darò sulla gravità del problema traffico nella nostra città. A Roma si perdono ogni anno 135 milioni di ore nel traffico per un costo sociale che paghiamo di 1,5 miliardi di euro. Cioè, questo significa che, per esempio, tutte le battaglie che vengono fatte ormai anche con molta fatica dai lavoratori per magari ridurre l'orario di lavoro o migliorare le condizioni di lavoro vengono puntualmente vanificate perché ognuno di noi perde, quindi diciamo tra virgolette, lavora extra dal 1 alle 3 ore al giorno nel traffico o sui mezzi pubblici che sono inefficienti. E questa situazione poi è ancora più grave. Io personalmente, come ha detto Massimo, vivo nella periferia di Roma, nella estrema periferia di Roma. In periferia la situazione è ancora più grave, le periferie sono letteralmente abbandonate a se stesse, manca qualsiasi ponte, qualsiasi collegamento con il centro città. Io per esempio, se voglio vedere un film di qualità, devo venire per forza in centro, quindi anche quella è mobilità in più che si va a creare. E poi questo a cascata genera anche fenomeni di emarginazione sociale, esclusione sociale, criminalità e quant'altro. E quindi noi abbiamo poi questo paradosso in cui Roma è la prima città quando si parla di classifiche negative e l'ultima quando si parla di classifiche positive. Roma è la città con più feriti, 24.000 feriti ogni anno, sono numeri da bollettino di guerra. Roma è la prima quando si parla di veicoli. Noi abbiamo 1042 veicoli ogni 1000 abitanti e 700 macchine ogni 1000 abitanti. Inoltre Roma è tra le prime 10 città più trafficate al mondo, signore, al mondo, non è una classifica sul mondo, quindi ci sono dentro tutte le città, anche quelle di cosiddetti paesi in via di sviluppo. E anche pensiamo alla metro C, che è costata il doppio al chilometro rispetto alla media europea, e ancora ce la ritroviamo che non si sa bene che fine debba fare. E Roma invece è ultima quando si tratta di classifiche positive. Ad esempio Roma ha il più basso numero di chilometri di metropolitane ponderate per milioni di abitanti. Roma ha 13 chilometri di metropolitana per milione di abitanti, Napoli ne ha 33, Milano ne ha 55. Ancora, Roma ha il numero più basso di metri quadri di piste ciclabili per numero di abitanti. Roma 1,68 metri quadri di piste ciclabili, Firenze 4,34, dobbiamo fare i complimenti a Renzi, e Torino 6. Ancora Roma ha il numero più basso di aree pedonali per abitante, abbiamo 0,14 metri quadri di aree pedonali per numero di abitanti, Torino ne ha 0,29 e Torino 0,44. E da questo confronto abbiamo voluto tenere fuori l'estero, perché sennò ovviamente sarebbe stato un confronto, diciamo così, senza partita, penso ci saremmo alzati tutti e ce ne saremmo andati. E poi la mobilità è anche un problema, a me mi sta particolarmente a cuore, perché non è solo un discorso che già di per sé sarebbe fondamentale di salute dei cittadini. A Roma ci sono circa 1300 morti ogni anno dovute all'inquinamento, non è solo un problema di tutela dell'ambiente, ma è anche e soprattutto un problema sociale. Noi ci sono numerosi studi che dimostrano come i quartieri che sono attraversati da vie ad alto scorrimento, in quei quartieri aumenta la criminalità, diminuisce l'interazione sociale, perché poi è chiaro, più tempo perdiamo nella macchina, nell'automobile, l'automobile ti chiude rispetto all'esterno, non parli con gli altri, non vedi l'ambiente circostante, ti perdi nel resto dell'ambiente. Oggi con Cristiano siamo venuti in bicicletta qui, nonostante non abitiamo proprio vicino, e eravamo felici. Quando ti sposti nei mezzi pubblici in bicicletta sei felice. Detto questo, dobbiamo voltare pagina, anche di fatto. Come ne usciamo da questa situazione? Con due aree che devono andare assolutamente in parallelo, che sono quello di aumentare l'offerta di trasporto pubblico e decongestionare le strade. Questi due aspetti devono andare per forza in parallelo. Devono andare in parallelo perché? Perché non possiamo solamente aumentare l'offerta di trasporto pubblico, perché altrimenti gli autobus sarebbero semplicemente più autobus ma sempre fermi nel traffico. Dobbiamo decongestionare, togliere le auto private, perché chiaramente però poi dobbiamo dare un'alternativa. Decongestionare è un aspetto molto importante, perché, e ecco, questo ci tengo a sottolineare, decongestionare non vuol dire costruire nuove strade. Anche qui la statistica ci viene in aiuto. Los Angeles è la città con il più alto numero di strade al mondo, il 60% di Los Angeles sono strade, e sono il 60% di strade completamente bloccate. Infatti anche Los Angeles è tra le prime 10 città più trafficate al mondo. Quindi nuove strade in realtà vuol dire nuovo traffico, perché sono attrattori di traffico.
aumentare la velocità commerciale dei mezzi pubblici, soprattutto perché, come diceva Marcello, ATAC è in perdita oltre che per la parentopoli e per gli sprechi, anche perché gli autobus stanno fermi nel traffico. Se l'autobus viaggia più veloce possono essere fatte più corse e quindi offrire un servizio migliore ai cittadini. Andiamo quindi con le proposte. C'è tutta una serie di argomenti che girano intorno alla mobilità, che sono l'urbanistica, quindi il disegno di, adesso come dirà benissimo Daniele, disegno di quartieri che siano dei quartieri car free. Tutti i quartieri che sono stati costruiti a Roma negli ultimi 10 anni ti obbligano letteralmente a prendere l'auto anche per andare a comprare il giornale sotto casa, portare servizi nelle periferie, quindi così si riducono gli spostamenti. E poi andiamo decisamente nel concreto, incentivare e favorire e potenziare quello che è il telelavoro, quelli che sono gli sportelli comunali online, quindi tutto quello che può essere fatto attraverso internet e quindi evita spostamenti, come poi dirà brillantemente Cristiano. E anche una figura, rinforzare, favorire, rendere veramente efficace una figura molto importante è quella del mobility manager, che quindi ottimizza gli spostamenti dei lavoratori nelle società con più di un certo numero di abitanti. E poi moderare l'utilizzo dell'auto, quindi come? Aumentando e potenziando la ZTL che già abbiamo, perché la ZTL che abbiamo oggi è una ZTL, diciamo così, diciamo quasi finta, insomma, non copre neanche a malapena tutto il centro storico. Zone 30 in tutte le aree residenziali, che sono delle zone con le linee di 30 km orari, aumentare le aree pedonali non solo ovviamente nel centro storico, oggi è domenica mattina, ci possiamo godere via dei Fori Imperiali senza auto, ma anche, riallacciandomi al discorso di municipio e centro storico, aumentare l'area pedonale anche negli stessi municipi. E poi due ultime cose per quanto riguarda la decongestione, che sono la smart mobility, quindi l'utilizzo delle tecnologie. Basti pensare che è sufficiente costruire dei semafori intelligenti, che la tecnologia oggi lo permette tranquillamente, e che per esempio diventano verdi quando sanno che sta per arrivare l'autobus. In questo modo un autobus non troverà mai il semaforo rosso. Pensiamo agli autobus che si fanno tutte le vie consolari, come la Casina, come la Tuscolana, potrebbero andare diretti senza mai fermarsi al semaforo. Questo permetterebbe di ridurre del 5% il numero di auto circolanti, semplicemente utilizzando la tecnologia che abbiamo tutti noi in tasca, anche con un banalissimo cellulare. Istituire un centro studi per la mobilità a Roma. E questo, signori, è anche un obiettivo in realtà molto fattibile, perché gli studi statistici ci insegnano che basta ridurre del 10% il numero di auto circolanti nell'ora di punta per dimezzare i tempi di percorrenza. Vado rapidamente per quanto riguarda il trasporto pubblico e chiudo rapidamente. Il ridisegno delle linee ATAC, ci sono moltissime linee ATAC che fanno dei percorsi molto spesso senza senso. La chiusura dell'anello ferroviario, quindi creare a basso costo una rete circolare di metropolitana intorno a Roma. Il rilancio del trasporto tranviario, anche qui un altro numero che è drammatico. Roma nel 29 aveva 400 km di rete tranviaria, nel 29, che Roma era un terzo di oggi. Oggi noi abbiamo sì e no 40 km del tranviario, quindi rilanciare con i collegamenti, soprattutto tra le periferie, i collegamenti tangenziali con tram e metropolitana leggere. Ovviamente incentivare e dare largo impulso al car sharing, al carpooling, tutti i metodi di utilizzo collettivo dell'auto, dell'auto elettrica, quindi creare le infrastrutture per l'auto elettrica. Poi, come diceva anche Marcello, il piano quadro della ciclabilità c'è, va solamente applicato, e quindi rendere Roma finalmente accogliente per i ciclisti, creando delle vere e proprie autostrade per le biciclette, soprattutto stando molto attenti all'aspetto della sicurezza, che è molto sentito quando viaggiamo in bicicletta, insomma le auto che ci sfrecciano accanto sono un pericolo, e questo invece va assolutamente evitato. Quindi penso, ecco, non voglio dilungarmi ulteriormente. Grazie Enrico. Prego. Grazie Enrico. Città digitale di partecipazione. Per quanto riguarda i progetti di Open Government su Roma, inizierei nel dire subito e rimarcare quello che ha detto Daniele riguardo del nostro programma, che è un risultato, il frutto proprio di una democrazia elettronica partecipata, quindi il Movimento 5 Stelle è già in qualche modo una realtà che è realizzata sopra all'Open Government. Alla base dell'Open Government ci sono i concetti infatti di apertura, quindi di favorire la partecipazione della cittadinanza nelle decisioni che riguardano la pubblica amministrazione, e il concetto di trasparenza, ossia consentire l'accesso alle informazioni, agli atti compiuti dalle pubbliche amministrazioni in modo tale da poter in qualche modo conoscere poi quali siano i passi successivi per poter portare avanti apposta appunto le proposte proposte partecipate. Questi due concetti sono alla base del Movimento 5 Stelle Roma, e noi le porteremo nell'amministrazione della città.
Stiamo, per quanto riguarda invece proprio i progetti concreti, quelli su cui stiamo lavorando, stiamo portando avanti il progetto di Parlamento elettronico, con l'implementazione di strumenti di e-democracy, diciamo democrazia elettronica, come Liquid Feedback, e questo consentirà proprio praticamente di portare le persone all'interno, la volontà popolare all'interno dell'aula consiliare dell'Assemblea Capitolina. Stiamo progettando le interfacce grazie all'aiuto degli utenti in modo che siano più fruibili possibile, più semplici, proprio perché il nostro scopo è quello di semplificare la partecipazione diretta e quindi già partendo da un'interfaccia che sia simile a un social network che molte persone hanno imparato ad utilizzare. Naturalmente come movimento nato e cresciuto in rete sappiamo benissimo che non tutti hanno la possibilità di accedervi in modo semplice, in modo naturale, per questo insomma possiamo testimoniarvi con i gruppi d'accoglienza, con i gruppi di lavoro che hanno supportato l'introduzione, la formazione delle persone che hanno iniziato ad utilizzare gli attivisti, hanno iniziato ad utilizzare gli strumenti informatici web. Quindi nel nostro programma c'è un punto fondamentale che riguarda proprio l'alfabetizzazione informatica delle persone per consentire la partecipazione diretta. E, parallelamente, innanzitutto non abbiamo i paraocchi, cioè sappiamo che parallelamente all'offerta di servizi della pubblica amministrazione che sono orientati all'open government, alla democrazia partecipata, c'è un fattore socioculturale che riguarda proprio l'intervento sull'educazione civica della popolazione, quindi non è che siamo orientati solo sul web, ma abbiamo ovviamente la visione sistematica, aumenteremo, miglioreremo e rafforzeremo l'insegnamento dell'educazione civica all'interno delle scuole fin dall'infanzia, e questo è il fattore propedeutico a qualsiasi iniziativa di partecipazione diretta. Un altro punto di programma, vado stringato, ho saltato un po' di passaggi per il quale si riferiva Enrico, era proprio la digitalizzazione di tutte le pratiche e le procedure amministrative che in qualche modo possono essere completate interamente online sia da imprenditori che da cittadini, questo perché intanto andiamo a risparmiare risparmiare risorse economiche sia del cittadino che del privato, andiamo a ridurre gli spostamenti, a eliminare gli spostamenti inutili e poi anche per quanto riguarda lo spreco di tempo in apposta lo spostamento e l'attesa in coda eccetera presso gli uffici. Quindi questi sono i benefici che il cittadino, l'imprenditore che non può assentarsi magari dal luogo di lavoro andrà ad ottenere. Tutti questi progetti di informatizzazione, di digitalizzazione di Roma saranno in qualche modo realizzabili dal momento in cui entreremo nell'amministrazione della città. Questo perché questi progetti innovativi sono realizzati nell'organizzazione private e noi non ci rendiamo conto della ragione per cui ancora non vengono realizzati nell'amministrazione pubblica. Quindi abbiamo gli strumenti per farlo e lo porteremo avanti. Quindi renderemo Roma una città digitale e di partecipazione. Questo è grazie Cristiano. Io c'è stato purtroppo un attentato, abbiamo appreso in questi minuti, c'è stato un attentato di fronte a Palazzo Chigi che rende la situazione un po' inquieta e turbolenta in questi minuti, quindi adesso accingiamoci a chiudere, Daniele, sì. con il tuo intervento su due temi fondamentali e poi non vediamo eventualmente dopo possiamo approfondire anche con i referenti dei gruppi di lavoro che sono qui presenti e poi in piazza. Allora, urbanistica, Marcello prima diceva che porteremo, che l'onestà e la trasparenza torneranno di moda, ecco, a noi piacerebbe che anche l'urbanistica, la vera urbanistica, tornerà di moda e non solo le speculazioni che abbiamo visto negli ultimi decenni. Diceva prima Virginia giustamente il censimento, il patrimonio immobiliare, noi forse siamo tra i pochi comuni che non sappiamo cosa abbiamo e come è destinato, ecco, partiamo da questo per poi capire che utilizzo farne. Riedizione del fascicolo del fabbricato non sarà un adempimento burocratico aggiuntivo, assolutamente no, nella direzione opposta come semplificazione per la sicurezza e anche per il mantenimento del valore degli immobili.
è stato già detto prima, lotta al degrado nei quartieri ghetti, nei quartieri dormitorio, e questo dovremo lavorare molto anche per tutto quello, come diceva giustamente Enrico, con tutto quello che riguarda l'azione attuale ma anche delle precedenti, sia a livello regionale che provinciale che comunale. Noi, come stato detto prima, siamo contro la logica cancerogena delle discariche e degli inceneritori, ma non solo dei nostri, nel nostro territorio, ma anche contro quello di Albano, quindi dovremo uscire dal consorzio Coema che fa parte della costruzione, porta a porta spinto, o meglio, condominio a condominio. Interverremo ovviamente sull'AMA, sugli impianti TMB, sia per aumentare la produzione, anche per tutto quello che riguarda la riconversione. Il contratto non deve essere da Roma Capitale a AMA, ma appunto, come si diceva prima, tra i 15 municipi, che sono più vicini alle persone, e quindi in questo modo saranno anche più controllabili, potremo valutare il livello di servizi. Anche in questo caso ci dicono, il libro dei sogni, i soldi non li avete, come facciamo? Trasparenza, onestà, risparmio e ottimizzazione ci porteranno i soldi in cassa, ma abbiamo anche il piano rifiuti, l'ennesima scelta fallimentare. Parlo di quello del 2012, siglato da Alimanno, che ci sono ancora più di 50 milioni di euro non spesi, quindi abbiamo anche le risorse per mettere in pratica le idee di cui stiamo parlando. Infine, lo vediamo già nel nord Italia, ma anche ovviamente in Europa, nuovi modelli business di tra aziende virtuose che si occupano dei rifiuti e comuni. Questo portare a livelli di differenziata oltre il 90%, creando posti di lavoro. Ecco, i rifiuti quindi creano posti, la gestione corretta dei rifiuti crea posti di lavoro, migliora la nostra qualità di vita e in termini anche di tasse comunali porterà a un concreto risparmio. Grazie. Grazie Daniele. Marcello, è a disposizione se volete fare delle domande. Se c'è qualcuno che si... Una prima domanda, caro sindaco, vorrebbe essere una sorta di presa d'atto, nel senso che, fatto un po' il panorama dei vari candidati al Campidoglio, lei mi sembra l'unico che sorrida. Allora mi chiedo, ma non credo che mi serve, anzi lei proprio sorride, insomma, e ce ne sta dando dimostrazione adesso. Allora le chiedo, può spiegarci la sua forza d'animo, il suo stato d'animo? Da dove la prende questa energia, insomma? Beh, penso sia la positività che viene dal movimento, perché questo è un movimento in cui i cittadini si impegnano e dedicano tante ore del loro tempo, quindi se non ci divertissimo sarebbe anche difficile, quindi nell'attività che facciamo cerchiamo anche di divertirci, poi penso sia anche un po' una mia carica naturale. Okay. Invece volevo chiederle qualcosa di più, insomma, più concreto, se possibile. Sì. Il 21° punto, se non sbaglio, è quello relativo alla Roma, prima città al mondo per flusso di turisti stranieri e nuovo piano internazionale per il turismo. Ora mi chiedo, senza voler, insomma, spendere cifre pazzesche, magari lavorando più di idee che di budget, lei pensa che, per esempio, che ne so, adesso la butto lì, una sinergia con l'Expo Milano 2015 o altre iniziative del genere a cui voi avete pensato per cercare di stimolare la presenza a Roma del turismo straniero, cinese, arabo, russo, non necessariamente americano? Questa può essere una buona idea che lei ci ha dato in maniera partecipativa, perché come sa il nostro programma è sempre un work in progress, quindi benvengano le buone idee, non è tra quelle che abbiamo inserito ma la terremo in considerazione. Si può fare comunque in tanti modi, ad esempio come diceva prima Enrico, migliorando la mobilità di questa città, che è il centro è difficilmente vivibile, poco pedonalizzato, siamo al 62° posto, quindi abbiamo un piano in questo senso per pedonalizzare progressivamente il centro, partendo proprio dalla zona dei fori imperiali. Anche la tassa di soggiorno forse non è stata un'idea così brillantissima, visto che non ha portato così grandi incassi, si parla circa di 70-80 milioni di euro all'anno che non sono così incisivi, e non ha fatto altro che deprimere un settore che per noi è vitale. Grazie. Ora? Mi hanno colpito. Uno, l'idea di, se ho capito bene, volevo due parole in più su questo, pedonalizzare una parte di ogni municipio, e l'altra cosa massimizzare l'IMU sugli appartamenti sfitti. Mi sembravano due punti interessanti, mi potete spiegare un po' meglio, grazie. Sì, partendo dall'IMU, come abbiamo detto, cercheremo di ridurre gradatamente l'IMU, ovviamente in maniera credibile, quindi
partendo dalla riduzione degli sprechi della pubblica amministrazione. Invece chiaramente lo manterremo ai massimi livelli sugli appartamenti sfitti, proprio per incentivare le politiche abitative. Il primo punto mi aveva chiesto è quello che dicevamo prima, nel senso che il centro storico di Roma è unico e bellissimo, ma Roma non è fatta solo di centro storico, quindi abbiamo fatto questo piano di creare un centro storico per ogni municipio, quindi per valorizzarlo, per valorizzare anche le periferie, per creare dei luoghi di aggregazione appunto per i giovani. In quest'ottica pedonalizzeremo quindi anche una parte dei singoli municipi. Questo lo troviamo anche nei programmi municipali poi.